Io sono un amante della fatica e del sacrificio. Forse anche non è tanto un merito, perché mi piace proprio la fatica. Mi piace la fatica e mi piace il sacrificio, perché mi fanno star bene mentalmente. C'è chi magari sta bene facendo un divertimento, io sto bene se fatico, se faccio un sacrificio e realizzo qualcosa. E quello che realizzo non vale solo per me, ma varrà anche in futuro, perché altrimenti cosa servo a fare? E quando io guardo la strada dei cannoni, fatta nel 1743, da uomini senza macchine, e che in alcuni punti è ancora intatta adesso, dopo 270 anni, mi rendo conto cosa significava la fatica allora. È cresciuto all'ombra del re di pietra, il Monviso, la vetta del Piemonte. Ma è il Pelvo d'Elva la sua montagna del cuore. È stato tante volte in vetta, ma non si stanca mai di tornare lassù. Io non potrei mai stare senza andare in montagna, perché sono nato in mezzo alle montagne e sono sempre a 2000, 3000 metri, 2005, vado continuamente in montagna. Mi mancherebbe talmente che non potrei rimanere senza andare su una montagna. Vorrei che la montagna mi inghiottisse, alla fine, quando si chiude il mio cerchio, che la montagna mi inghiottisse e che rimanessi un pezzo di montagna, in mezzo alla montagna, in mezzo alle pietre, in mezzo a tutti i detriti della montagna, aggiungere un altro detrito alle mie montagne. Io mi chiamo Franco Baudino, ho 72 anni. E cosa faccio qui? Sto qui per amore della terra, e ho sempre amato la terra e non mi sono mai allontanato dal luogo per quello. Se lavoravo in fabbrica magari avevo i soldi, ma forse ero già morto. Alcuni hanno preso dei tumori, non so se causa della fabbrica o meno. Io, essendo troppo selvatico, in fabbrica non sono riuscito a starci e ho sempre amato la natura. E finisco così. Muratore, contadino, pastore, in una parola, montanaro. Ha dovuto lavorare anche in città, ma il meno possibile. 6 anni. Tutti gli altri li ha trascorsi qui, dove è nato, a Elva, nelle Alpi Cozie, in Alta Valmaira, provincia di Cuneo. Questa è una terra ricca, non solo di natura, ma anche di storia.
Sono passati più di 5 secoli da quando la volta della chiesa di Elva divenne la Cappella Sistina delle Alpi, impreziosita da un ciclo di affreschi del pittore fiammingo Hans Klemmer, il maestro di Elva. Franco è in pensione da parecchi anni. Da allora non ha più tempo. Lavora sempre, per passione, forse più di prima. Soprattutto per il territorio, la comunità. Mi gratifica da un punto di vista emotivo perché l'ho fatto sempre da quando avevo 10 anni, quindi è una cosa che c'hai dentro, no? Non puoi fare diversamente. Se c'è un sentiero da mettere a posto, lo devo mettere a posto. Però ci passo un sacco di tempo negli anni sui sentieri, sulle mulattiere, spaccare le pietre magari che cadono da una parte sul sentiero. Mi gratifica, non posso fare a meno di fare questo. Le 29 borgate che formano il comune di Elva sono unite da un dedalo di sentieri che si estende per ben 30 chilometri. È qui che Franco trova sempre qualcosa da fare. Ma non gli basta. Infatti presta anche servizio volontario per gli ospiti di una casa di riposo vicino ad Elva. Lavoro, sacrificio, fatica, ma non solo. L'amor con te non lo voglio più fare. E lo ti prego, l'amor con te non lo voglio più fare. Franco ama anche divertirsi, in compagnia. Del primo amore, il general Cadorna a Caporetto. Questo è un appuntamento importante. Gli amici arrivano da tutta la valle e anche da fuori. Quando si ritrovano, stanno insieme fino a notte fonda. Sarà stato il pino cembro, detto Elvo, a dare il nome alla conca di Elva? Oppure l'imperatore romano Elvio, la famiglia Elvia dell'antica Roma, o ancora i Galli Elvi? La lunga storia di queste borgate ha appassionato Franco fin da piccolo, tanto che ha sempre dedicato molto tempo ad approfondire le storie dei suoi concittadini. Attingendo prima di tutto dalla memoria, dai racconti degli anziani, ma anche dai documenti locali. Ma io sono sempre stato un appassionato di storia, no? A scuola elementare non andavo bene, l'unica cosa che andava bene era storia. Per il resto ero molto scarso. Mia madre mi diceva sempre, perché io anche da bambino leggevo tutto quello che trovavo, no? E lei mi diceva, posa quegli abbecedari lì, perché se vuoi cavartela devi mettere le braccia, lavorare a mano. Se non ti piace andare a scuola, ma che vuoi leggere a fare? Però ho sempre avuto passione per l'informazione, per la lettura e per le cose antiche. Magari sarà la reincarnazione di qualcuno che ha vissuto chissà quando. Ha pubblicato 7 libri per ricostruire la storia di Elva e dei suoi abitanti. Io guardando delle foto antiche, no? Antiche, non tanto antiche, ma di uno di Elva che era classe 1906, mi sono accorto che io ho recuperato le foto di gente che è morta là, è stata in Russia. Se non c'era lui che aveva la macchina fotografica a quel tempo,
questi erano persi, noi non li conoscevamo più. Allora, le foto da militare è finita lì. Lui c'aveva già una macchina, si diceva, con l'autoscatto. E così anche Franco ha cominciato a coltivare la passione per la fotografia. Ha fotografato tutti i lati della conca di Elva, raggiungendo in solitaria diversi punti panoramici. Poi è andato alla ricerca degli antichi nomi dei luoghi, anche i più remoti. Le borgate, i piloni, i prati, i boschi, le sorgenti, persino le rocce. Ha ricostruito la mappa soprattutto grazie alle testimonianze degli anziani. Quindi ha montato questi pannelli e li ha esposti sotto l'ala del comune. Tutta la Valmaira è ricca di storia. La chiesa di San Pietro di Stroppo, ai piedi di Elva, risale al XII secolo. Franco aveva 8 anni quando scese per la prima volta in città. Per lui fu un trauma, temeva di vedere troppe persone tutte insieme. Poi si è abituato, ma scende solo di rado. Eppure, quando viene a Dronero, in Bassa Valmaira, incontra sempre qualche conoscente. Bruno Rosano è un suo vecchio amico. Li unisce la passione per la storia. Soprattutto quella della Valmaira, ovviamente. Qui ho trovato in un vecchio armadio questa documentazione di mio nonno. Il sindaco ha emanato questo regolamento. Tutti debbono recarsi al lavoro muniti di attrezzi necessari e prestarsi al bisogno con amore e zelo. Amore e zelo. Ecco, l'amore e zelo per il lavoro comune da dedicare a tutto quello che è della comunità. E questo la dice molto, molto lunga sull'ambiente come deve essere. E precisa che chi non c'era perché magari era in pianura, perché faceva il magari. Per chi vuole condurre studi e ricerche su Elva e dintorni, Franco è un punto di riferimento. Io ho avuto delle carte che non ho ancora avuto occasione di guardare, comunque mi guarderò. Comunque qui a Elva possiamo mettere un giorno e percorriamo tutta la strada. È la strada dei cannoni, che attraversa il colle di San Peire, sopra Elva. Era quella che va. Pietro Tarozzo la sta studiando per il Politecnico di Torino. Ma i documenti ufficiali presentano varie lacune, anche per altri antichi edifici. Okay. Ma è difficile da trovare perché ormai è un rudere, sì, oppure in mezzo agli arbusti. Sì, sì, sì. Quel libro lì l'ho visto perché appunto conteneva parte delle informazioni, quantomeno delle indicazioni, erano molto, in quel caso era molto blande. Ma per uno che non conosce, puoi studiare finché vuoi, ma se non sei sul territorio non te lo raccontano gli avi, non puoi mica saperlo. No. Il vallone della Comba, i sentieri e la strada che lo attraversano custodiscono una delle storie più significative e controverse di Elva. Franco l'ha raccontata in una mostra che ha suscitato l'interesse di varie persone, fra cui anche molti studenti e ricercatori. Allora io andrei adesso. Va bene. Se riesco a venire su Primo di settembre, okay. La chiamo, va bene? Un telefono lì. In questa esposizione, quello che ha voluto mettere in mostra è molto più
di una prodigiosa opera di ingegneria civile. La strada del Vallone racconta la storia e anche l'orgoglio degli elvesi, che hanno lavorato 40 anni per avere la prima carrozzabile, che ha aperto il collegamento con la Valmaira. Conclusa nel 1959, è stata aperta per poco più di mezzo secolo. L'asfalto si snoda per oltre 9 chilometri e attraversa 12 gallerie, scavate nelle pareti a strapiombo. Dal 2014 la strada del Vallone è chiusa, abbandonata, a causa del ricorrente rischio di pericolose frane. Franco, con le dovute attenzioni, la frequenta ancora e se ne prende cura, come può. Anche qui capita di fare incontri inattesi. Non siamo neanche più in 30. Non siete più neanche in 30. Se pensi che nel 1900 erano 1320 persone. Quanto c'è ancora per arrivare? Ma guardi qua, lei praticamente è già Elba, perché tutta la conca è tutta Elba, che ha 29 borgate. 29. Poi dove c'è la chiesa, lì è il capoluogo. Ho capito. Si chiama Borgata Serre. 4 chilometri. Le lapidi dedicate a chi ha voluto la strada del Vallone. Dunque, noi siamo e anche ai caduti in questa valle, poi da Elba vegliano sui viandanti e le loro storie. Sia da parte di madre che di padre erano tutti cavie. Ah sì, cavie. Mio nonno andava in Friuli, esatto, a raccogliere i capelli. A raccogliere i capelli, poi li portavano su e le donne li mettevano insieme per mandavano colore. A lavorare, per... Li mandavano a lavorare qua, poi c'erano anche i grandi commercianti del luogo, sì, che come Pietro Isaia, che lui è finito anche a Londra. Quindi va in giro. Poi c'erano i Pasero, i Baudino Bessone, che stavano a Saluzzo, quelli facevano le parrucche, gli altri lavoravano soltanto i capelli. C'erano poi, mi pare, 3 o 4 elvesi che facevano le parrucche, ma stavano tutti fuori di Elba. Tutti fuori di Elba, qui lavoravano solo i capelli lavoravano. D'inverno con la candela, sì, sì, le donne. Si lavorava, arrivavano i pacchi, i sacchi di capelli alla posta, andavano con gli asini a caricare oppure sulle spalle. E poi c'era l'istruzione dentro, cosa dovevi fare. E allora si faceva tanta fatica più che altro. Sì. Non potevano curarsi bene perché la fatica era continua. Certo, in montagna era dura. Faceva mangiare, vestirsi. Mangiare e curare... si mangiava come si poteva. Qui la carne non si mangiava neanche se non moriva un animale. Soprattutto latte e formaggio. Il pane un tempo si faceva una volta all'anno. Sì, buon lavoro! Buon lavoro. Grazie. I turisti vanno e vengono. Assaggiano questo mondo e lo lasciano. Franco gode sempre della ricchezza della natura. Però è un piacere vedere la primavera così, con tutto che si muove, la natura, le piante fioriscono da un giorno all'altro. Tipi di farfalle, tipi di mosche, tipi di tafani, di calabroni. La primavera. Fa tutto questo miracolo. Lui non si stanca mai di fare lunghe passeggiate, anche in solitaria. Thank you.
La polenta è uno dei piatti preferiti da Franco, che ama cucinarla e condividerla, soprattutto nelle occasioni importanti. Ad esempio, quando si ritrova tutta la famiglia. Sua moglie, Angela, è stata una delle ultime maestre di Elva. Ha insegnato per 42 anni a generazioni di bambini, anche in altre valli. La scuola di Elva ha chiuso nel 2010. La figlia, Simonetta, è cresciuta qui, ma dopo gli studi si è trasferita in città, dove vive anche il suo compagno, Giuseppe. Simonetta e Giuseppe hanno in comune anche la passione per le musiche tradizionali occitane. Simonetta ha coltivato fin dalla più tenera età la passione per le tradizioni, la musica e gli strumenti locali, come la ghironda. Tanto che questo è diventato il suo mestiere. Lei infatti suona e insegna musiche occitane. Grazie a tutti voi di essere presenti. Noi siamo Cuba Libre in versione trio qui stasera per voi. La cultura vive attraverso la musica e soprattutto attraverso la lingua, ed è proprio attraverso la musica e le parole, la lingua occitana, che noi apriremo questo concerto che vi accompagnerà in un viaggio attraverso la cultura della regione occitana. E questa è la cornamusa più piccolina dell'Occitania. In tutta l'Occitania ci sono 7 tipi di cornamuse diverse e questa è quella più piccola. In Valmaira è testimoniato anche l'uso della cornamusa, perché se voi andate nella chiesa di San Peire di Stroppo vedete che c'è un affresco della Natività con un suonatore di cornamusa raffigurato molto bene. Con la cornamusa vi facciamo sentire 2 arie della Guasconia. Da qualche anno fa anche l'insegnante. Insegna a falciare a mano. Io ho iniziato a falciare a mano, avrò avuto 9 anni, perché a 8 anni ho sempre avuto la fissa della falciatura, volevo sempre falciare. Non posso pensare che non ci sia più nessuno che accudisca il territorio. E senza la falciatura a mano non si può accudire al territorio, non c'è niente da fare. Ci sono dei punti che si lavorano solo a mano. Il prato lo devi lasciare pulito. Mi dispiacerebbe molto di non lasciare in eredità a qualcuno questo patrimonio di sapere, del coltivare la terra, del coltivare il prato, dell'amore per il territorio. Ecco. Andrea Aymar vive in Valmaira. Franco lo considera uno dei suoi eredi. La falciatura, e ogni anno ti rinnova il prato e non lascia crescere le erbe infestanti. So che una cosa è falciare nel piano. Di sopra era pascolo delle pecore qua. Pascolo delle pecore, vedi quella la ricetta lì non esisteva 40 anni fa, perché un tempo la pecora lei mangia il germoglio, quindi era tutto pulito. Adesso si sta boscando tutto, dove le pecore non sono più passate le mucche hanno cominciato piano piano, ma loro erano già alti e non, la mucca non lo tocca più, quindi diventa di nuovo una foresta come ai tempi antichi, si diceva che tutta questa parte fosse una foresta. Però la natura si riprende di nuovo perché manca la gente.
Io sono convinto che le montagne diventeranno di nuovo abitate per necessità, perché le montagne sono sempre stato rifugio dei perseguitati, perché erano difficili, di accesso difficile, quindi l'uomo non potrà vivere come le formiche in pianura sempre, con tutta questa ben di Dio che va in malora, no? Ci sono, dove c'erano i prati ora ci sono le foreste, io sono d'accordo che ci siano le foreste, ma i prati ci devono ancora essere, ci deve essere la vita, agricola, con tutto l'ammodernamento che ci deve essere, non è che uno deve falciare dove si falcia con la falciatrice, falciare a mano, no. Ma accudire il territorio è una cosa che non si deve perdere, ora non si accudisce più il territorio. La tutela del territorio, era ciò che faceva volontariamente il montanaro, esatto, che era il bosco sottobosco. C'era la necessità, la montagna valeva più fino alla seconda guerra, valeva più al territorio in montagna che non in pianura, quindi figurati, era sovrappopolato. Franco coltiva i suoi eredi, perché ha imparato dagli anziani a prepararsi per tempo. Le sue lunghe scarpinate in montagna rappresentano molto più che dei semplici spostamenti da un luogo all'altro. Spesso, infatti, i suoi percorsi si sviluppano lungo dei veri e propri itinerari della mente. È per questo che a volte ha più voglia di camminare e riflettere che di arrivare. Io mi considero un montanaro abbastanza solitario, anche se mi piace la compagnia delle persone, ma perché la solitudine ti fa riflettere. Io amo un albero, un fiore, una pianta, un animale, una baita, un canale, un qualunque cosa che esprime la fatica dei nostri avi. A pochi chilometri da Elva, sull'altro lato della Valmaira, si trova una vera e propria gemma del patrimonio geologico italiano. È l'altopiano della Gardetta. La Gardetta per me è sempre stato il più bel posto della Valle Maira. La Gardetta è un luogo di quei pochissimi che mi proiettano la mia psiche in una dimensione diversa. Cosa ci sia dentro io non lo so. Mi sento in un'altra dimensione. Io non sono in grado di spiegarlo questo. Forse questi luoghi hanno qualcosa dentro di loro da dirmi che io capto, ma come faccio a saperlo? Io mi trovo solo, ho solo queste sensazioni, non posso spiegare nulla di come mi sento. Enrico Collo, geologo, è nato e cresciuto in Valmaira. Ha trascorso l'estate per 25 anni sull'altopiano della Gardetta, dove si è reso protagonista di scoperte straordinarie. E quando qualcuno lo porti in montagna e gli dici che qua c'era il mare, di solito ti prendono per pazzo o per ubriacone. L'acqua è, per i geologi è una costante questa. Però qua hai le prove, no? Anche San Tommaso arriva qua, vede questa parete, ma provate a immaginarla tutta ricoperta di onde. E dici, ma che bella spiaggia. Si vedono quelle ondine là, quando crollavano quelle verdi, sono sbucate quelle sotto che erano ancora più belle. Enrico Collo nel 2008 ha scoperto le tracce degli arcosauri, gli antenati dei dinosauri, vissuti qui 250 milioni di anni fa. Qua un pollice, qua sono delle dita. Dopodiché ecco che ce n'è un'altra qua, piccolina, questa è un'altra zampina. Thank you.
Grazie alle indicazioni di Franco, Enrico Collo ha esplorato varie zone della conca di Elva. Nel vallone, l'orrido attraversato dalla controversa strada ha scoperto anche antichi sentieri. La prima volta è stata proprio l'emozione che chissà da quanto tempo non passava nessuno. Lì è un posto che si è fermato nel tempo. Nel 1895 gli elvesi, il Consiglio Comunale di Elva, chiede all'esercito di aprire una mulattiera, una strada per salire, ed ecco che arrivano gli alpini con i minatori e aprono questo tratto di sentiero scavato nella dura roccia. Questa è un'opera straordinaria per l'epoca, abbandonata da quando è stata aperta la carrozzabile. Oggi non si può visitare a causa delle scarse condizioni di sicurezza. Qui un alpino perse la vita, precipitando nel torrente durante i lavori. Grazie a Franco, Enrico ha ritrovato anche questo antico passaggio. Per noi guide e tutti chi conosce Franco è un papà e soprattutto un maestro, perché il suo scopo è quello di non far dimenticare quella che è stata la vita dei vecchi, la vita, quella che poi gli hanno tramandato, che lui ha vissuto. I suoi consigli sono consigli che vedono nel futuro, in questo ritorno alla natura, è avere la consapevolezza che qui hai un modo di vivere sereno. E quella serenità Enrico l'ha gustata molte volte insieme a Franco. E vedi lì dove arriva, proprio sopra la roccia, e attraversa tutto lì. Essere sereni non vuol dire avere vita facile, soprattutto quando bisogna seguire un montanaro come lui. Per scovare i segni del passato, come i vecchi sentieri abbandonati, bisogna fare i conti con la montagna e la natura, compresi gli alberi e i rovi che si stanno riappropriando del territorio. Qui c'è il pezzo forse che scendeva giù. Qui siamo sul sentiero antecedente al 1900. Il vecchio sentiero, il primitivo sentiero del Vallone. Quando si aggira solitario fra le borgate, Franco ricorda anche un'altra storia, la sua. Nelle borgate a volte ci sono dei posti particolari che non puoi fare a meno che diventino dei posti mitici, non li cancelli più da dentro, perché eri lì seduto e hai visto passare un sacco di gente, qualcuno buono, qualcuno strabuono, qualcuno meno buono. E di tutto questo ne hai fatto una lezione di vita, no? Una lezione di vita che non puoi dimenticarti, perché le cose da giovane non le dimentichi, ti rimangono impresse. E quindi in tutte le borgate io vado sempre a far macinare l'acqua passata.
Anche con gli sci, Franco ama esplorare le montagne. Cambia il paesaggio, ma non la sua passione per l'ambiente e la voglia di raccontarlo. Soprattutto a chi, come Paolo Giraudo, è qui per la prima volta. E lì sopra, quella parte lì si chiama la selletta. Lì, come pascolo, l'erba è molto buona. Quindi chi poteva pascolare e andare alla sletta, alla selletta, era favorito perché lì l'erba era buona. Franco ha imparato a sciare da bambino. Gli serviva, qualche volta per spostarsi da una borgata all'altra, altre volte per andare a cercare le orme degli animali selvatici. Oggi la vita è cambiata anche per lui. Lo sci è diventato solo uno sport. Il suo legame con il passato, però, è sempre più forte. Lo sente soprattutto quando rilegge le poesie del suo amico Piero Raina, il poeta di Elva. A volte però mi prende la commozione e non riesco a finirle. Chiamo, nessuno risponde. Sul limitare del villaggio abbandonato, presso la soglia d'un casolare, mi parve sentire un lamento. Come d'un che piangeva sommesso. Ma a costo che quel luscio sconnesso, chiamo, nessuno risponde. Ma quel pianto era forse l'eco di un canto, sereno, felice, lontano, perduta sull'ali del vento, o era un volo d'api ronzanti al ritorno dalle distese fiorite. O era nel cader del giorno un pigolare di nati d'uccello su tra i rami ravvolti del faggio, dove si scorge l'intreccio d'un nido. Ma forse quel gemito arcano altro non era che un grido d'angoscia sfuggito al mio cuore, smarrito al venir della sera, al calare di un'ombra qual nera coltre sulla montagna che muore.